Giuseppe, il re dei sogni. Chi era? Qual era il suo nome nella storia? E come lo ricordano i popoli antichi? Cosa ha fatto? Lo scopriremo oggi in questo video. Giuseppe, il re dei sogni, il suo nome nella storia. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme una storia raccontata in una stele antica, una stele egizia, ritrovata nell'isola di Sehel, nel Nilo, che narra la vicenda in cui un faraone, Zoser, preoccupato per la carestia di 7 anni, che durò 7 anni, che si era abbattuta sul paese d'Egitto, consultò l'alto sacerdote Imhotep, chiedendogli di chiedere di trovare quale divinità fosse responsabile di questa carestia e di chiedergli di portarla a termine, trovare una soluzione a questo problema. Imhotep trovò che la divinità che aveva creato questo problema era la divinità chiamata col nome di Khnum, conosciuta dagli egizi come Khnum e spesso raffigurata con una croce. E Khnum gli disse che avrebbe fermato la carestia facendo esondare di nuovo il Nilo e ripristinando la vita così com'era prima. Questa storia ha dei punti di contatto che la fanno sembrare simile alla storia del Giuseppe biblico. Vi sono i 7 anni di carestia in entrambi le storie, vi sono i personaggi Imhotep e Giuseppe che vengono consultati dal faraone per trovare una soluzione. Entrambi, sia Imhotep che Giuseppe, sono dei viceré. Giuseppe lo diventa in seguito proprio a questa soluzione, ma in ogni caso entrambi poi diventano dei viceré, dei visir del faraone. E quindi ci sono effettivamente dei punti di contatto che ci possono far comprendere che Imhotep e Giuseppe possano essere la stessa persona nella storia. Ma oltre questa stele, che comunque ha anche dei punti di divergenza, ci sono altri fattori che ci possono far capire che Imhotep e Giuseppe nella storia siano stati la stessa persona? Ebbene sì. Un'altra caratteristica riguarda la piramide di Saqqara, che lo stesso Imhotep ha costruito e in cui è presente la statua di Zoser. Ebbene, nella statua di Zoser compare il nome di Imhotep. Questa è una cosa molto insolita, quasi inspiegabile, perché nessuno aveva il diritto o l'onore di comparire nella statua del faraone. Eppure per Imhotep, che inizialmente era un comune cittadino, un comune suddito del faraone, viene dato questo onore di comparire nella statua del faraone Zoser, senza essere un suo familiare o altro. Questa la dice lunga sul rispetto che il faraone avesse di Imhotep. E nella Bibbia troviamo la stessa, identico tipo di riconoscimento nei confronti del Giuseppe biblico. Il Giuseppe biblico infatti viene nominato nella Bibbia Safnat-Paneach, cioè colui che dà la vita, il supporto alla vita, o anche colui che vede le cose nascoste. Queste sono le due traduzioni possibili. Ebbene, questi riconoscimenti che il faraone gli dà, in cui davanti a lui, davanti a Giuseppe, si gridava in ginocchio, ci dice ancora la Bibbia, sono dei riconoscimenti dati al suo valore, sono dei riconoscimenti dati al faraone, che rese un comune suddito, anzi quello che non era neanche un suddito perché in realtà Giuseppe era ebreo, ma un comune suddito viceré d'Egitto. E la stessa cosa avvenne proprio ad Imhotep. Ma la cosa che ho trovato davvero più interessante, e che è un fatto eclatante, diciamo, secondo me, in tutta questa scoperta delle due figure di Imhotep e di Giuseppe, riguarda proprio il nome di Imhotep. Il nome di Imhotep, infatti, tradotto letteralmente, significa colui che viene in pace. Questa è la traduzione più affidabile del suo nome. Colui che viene in pace, un nome calzante, adatto ad un figlio di Giacobbe, ad un figlio di Israele, visto che il saluto degli ebrei è Shalom, ovvero proprio l'augurio della pace. Infine, grazie a una ricerca, a un'analisi al carbonio fatta dagli scienziati, possiamo anche mettere come ulteriore elemento di somiglianza il fatto che le popolazioni che hanno vissuto la carestia si sono cibate principalmente di grano. Questo appunto è emerso da uno studio fatto al carbonio da alcuni scienziati,
e hanno visto che il cibo che principalmente mangiavano erano grano e orzo, proprio il tipo di cibo, il tipo di alimenti che Giuseppe nella Bibbia fa ammassare in dei granai nei periodi di abbondanza in vista di quelli della carestia. Gli scienziati non sono mai riusciti a spiegarsi come abbiano fatto gli egizi a cibarsi di grano durante questi anni di carestia, ma la Bibbia ce ne dà un'ottima spiegazione. Giuseppe, ci dice la Bibbia, faceva raccogliere il quinto di ogni raccolta in dei granai nei periodi di abbondanza in cui c'era un raccolto davvero eccezionale, per poi darli e distribuirli negli anni in cui sapeva, per via del sogno del faraone, ci sarebbe stata la carestia. La Bibbia quindi ci offre una risposta alle domande che la scienza si è fatta. Ricapitolando quindi, i punti di somiglianza che abbiamo trovato fino ad ora sono il nome di Imhotep, colui che viene in pace, i resti di grano che sono stati trovati all'interno della popolazione, dei corpi della popolazione durante la carestia, proprio quello che Giuseppe aveva fatto ammassare nella Bibbia, il fatto che Imhotep fosse il prediletto del faraone, che avesse grandi doti e capacità e fosse considerato alla pari quasi di un faraone, lo stesso che ci viene detto del Giuseppe biblico, e il fatto che la stele di Seel racconta la soluzione che Imhotep dà al faraone Zose per i 7 anni di carestie che verranno, lo stesso che fece Giuseppe nella Bibbia. Ma la cosa più straordinaria ancora è che in realtà molti ricercatori nel corso della storia si sono messi a cercare i resti e la tomba di Imhotep. Addirittura ci fu uno scienziato, un archeologo che credette di averla trovata perché tutto in quel luogo faceva ricordare Imhotep, tutto ricordava Imhotep, ma le sue ossa non furono mai trovate. Ebbene, questo è anche scritto nella Bibbia, dove ci viene raccontato che i figli di Israele, quando andarono via durante l'esodo di Mosè, presero le ossa di Giuseppe dalla sua tomba e le portarono via con sé per seppellirle nel luogo in cui sarebbero andati. Questo è riportato nella Bibbia ed era espresso come volontà di Giuseppe, che gli disse: quando andrete via da questo paese portate via le mie ossa. Tutto questo è scritto nella Bibbia ed è il motivo per cui ancora oggi le ossa di Imhotep, benché cercate da tantissimi archeologi, non siano mai state trovate. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e aiutaci a condividerlo. Se non l'hai mai fatto o non l'hai ancora fatto, cosa importante, iscriviti al nostro canale. In basso a destra trovi un'iconcina del nostro canale in cui ti basterà cliccare per essere iscritto. Spero che il video ti sia piaciuto e che ti abbia dato spunti di riflessione davvero importanti. Beh, che altro dire? Un saluto e al prossimo mistero.